Si inaugura a Palazzo Barberini la mostra concorso Natale e Capodanno nel mondo, che allinea in una singolare rassegna presepi, arredamenti natalizi, opere d'arte e suggestive ricostruzioni storiche. Sul tema fondamentale, 5 sono praticamente le categorie comprese nella rassegna. Presepi con le rituali statuine dalla ieratica immobilità e poi ancora angoli di arredamento antichi e moderni, mense caratteristiche, fantasie, decorazioni natalizie e opere d'arte comunque ispirate alla natività. Di particolare interesse un presepio settecentesco e uno allestito dai Vigili del Fuoco di Monaco, che ha voluto essere presente alla mostra romana. Con i suoi caratteristici doni, con quei giocattoli che finiscono per parlare un unico linguaggio, il Natale è festeggiato in diverse maniere, ma con identici sentimenti. Ed eccoci finalmente alle tavole imbandite, decorate con preziosi servizi di Sèvres del Settecento. Sono tavole di tutti i paesi, fra i quali gli Stati Uniti, che hanno voluto essere presenti con il gigantesco e caratteristico tacchino del Thanksgiving Day. Le nazioni partecipanti sono infatti 44. A ognuna di esse è stata dedicata una giornata durante la quale il paese concorrente ha offerto una decorativa interpretazione del proprio fine d'anno, che, come è facile constatare, è un po' uguale dappertutto. Grazie per aver guardato questo video. Continua a seguirci sul nostro canale.